L'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, nasce nel 2002, riunendo più del 65% dei produttori e degli operatori di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, con una producibilità annua di 3,5 terawatt di comuni, enti e oltre 1.250 singoli cittadini. ANEV, membro di Confindustria Energia, conta un rappresentante nel board delle associazioni internazionali, quali EVEA, GVEC e VVEA, con collaborazioni di carattere tecnico-scientifico con associazioni quali Kyoto Club, l'ISES Italia, il CEI, l'AIE e l'UNI. Per conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ANEV ha intrapreso una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Legambiente, WWF e Greenpeace, finalizzati a diffondere l'eolico tutelando il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. L'Italia importa oltre il 13% del proprio fabbisogno di energia elettrica e oltre l'80% delle materie prime per la produzione di energia, pertanto l'apporto crescente dell'eolico in termini di produzione può aiutare la diminuzione di questo deficit che a livello mondiale è tra i più elevati. L'eolico insieme alle altre fonti rinnovabili potrà contribuire alla copertura dei crescenti consumi del nostro paese senza aumentare le emissioni nocive. Un ricorso deciso alle fonti rinnovabili consente inoltre di aumentare la sicurezza energetica, di ridurre la dipendenza dall'estero, di avere una minore fluttuazione dei prezzi, di ridurre il rischio geopolitico e di migliorare la bilancia commerciale del nostro paese. Secondo uno studio dell'ANEV e WIL, al 2020 in Italia l'eolico potrà contribuire con 16.200 MW di potenza e 24,54 terawatt di produzione, che comporta l'occupazione di oltre 66.000 unità. Naturalmente i benefici derivanti dal raggiungimento degli obiettivi internazionali assunti dall'Italia comporterebbero un risparmio enorme, anche in termini economici, derivanti dal mancato utilizzo di combustibili fossili e dal mancato pagamento delle penalità di Kyoto. Ma per giungere a tale traguardo occorre, all'interno di un quadro normativo certo, dotarsi degli strumenti necessari a livello nazionale e regionale, e ANEV si sta muovendo perché ciò avvenga. L'Unione Europea si è impegnata a far sì che il 22% dell'energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2010. L'impegno dell'Italia è che il 25% dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2010, al 2008 è circa il 15%, mentre l'impegno dell'Italia sul protocollo di Kyoto al 2012 è una riduzione del 6,5% delle emissioni dei gas serra rispetto al 1990, al 2005 è oltre il 12%. Il nuovo impegno comunitario al 2020 per l'Italia dovrebbe essere vicino al 30% di produzione elettrica da fonti rinnovabili.